Salve pinguini e benvenuti in questo primo video di FK Breaking News. E adesso vi riporto tre notizie che vengono direttamente dall'Unione Europea. Iniziamo. You can They did that. Free software. Ma procediamo con ordine e andiamo con la prima notizia, che è stata riportata da Wired, che riguarda il trattato di Prüm, trattato che è stato stipulato nel 2005 da alcuni dei paesi membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Bassi, che poi sono aggiunti altri stati, tra cui anche l'Italia, nel 2009 con il governo Berlusconi. Cosa prevede questo accordo e cosa sta cambiando? Dunque, l'accordo prevede fondamentalmente quello di far cooperare le forze di polizia all'interno del blocco dell'Unione Europea, collaborare nel senso di condividere dati di sospetti e di criminali noti. Il fine di questo accordo è quello di contrastare la criminalità, il terrorismo e, perché no, anche l'immigrazione clandestina, perché siamo sempre là. E quindi questo trattato facilita questo genere di attività investigative. E le informazioni che il trattato originale prevedeva di condividere erano ragionevoli. Si parla di impronte digitali, dati del DNA oppure dati relativi alle targhe dei veicoli. Adesso cosa sta succedendo? Si vuole estendere questo accordo per permettere alle forze di polizia dell'Unione di condividere altri dati. Nella fattispecie si vuole condividere le immagini di sospettati e criminali e anche, perché no, eseguire degli algoritmi di riconoscimento facciale per aiutare nel riconoscimento e nell'identificazione di eventuali sospetto criminale. Questa proposta è stata accolta dai paesi membri in maniera molto positiva, però non è stata accolta positivamente da altre personalità, ma adesso ci arriviamo. Iniziamo dicendo cosa non è questo accordo, perché c'è un po' di confusione e voglio fare un po' di chiarezza. Questo accordo intanto non è la creazione di un database di immagini di persone a livello dell'Unione Europea. Il nuovo accordo prevede di creare un sistema che faciliti alle forze di polizia dell'Unione di accedere ai database di forze di polizia presenti in altri paesi. Facilita, per esempio, un poliziotto italiano ad accedere ai database dei poliziotti, per esempio, tedeschi. Quindi non si crea un database unico. Ma perché iniziare a condividere le immagini di facce? Il motivo è semplice. Da quello che sta scritto sul rapporto, i database delle forze di polizia italiane hanno qualcosa come 17 milioni di immagini e poterlo utilizzare potrebbe facilitare l'individuazione di eventuali sospettati. Addirittura ci sono paesi membri, come la Slovenia, che non solo questa proposta piace molto, ma loro vogliono anche estenderla alla condivisione dei dati delle patenti. Tutto questo, diciamo, non è molto semplice, perché ci sono dei problemi dal punto di vista, diciamo, informatico, ma ci sono anche dei problemi dal punto di vista legale. Il problema dal punto di vista informatico è che ogni Stato utilizza un proprio sistema per raccogliere queste informazioni e quindi questo sistema europeo dovrebbe in qualche modo comunicare con database diversi. E tra l'altro i database delle forze di polizia non è che siano i migliori database del mondo, cioè sono curati un po' male, quindi bisogna vedere come gestire questa cosa. Dal punto di vista, diciamo, legale, ci sono delle personalità che si oppongono. Il supervisore europeo per la protezione dei dati, che è quest'uomo, ma io non lo pronuncerò perché non ce la faccio, cioè è molto difficile da pronunciare, il cui compito è quello di vigilare sulla normativa GDPR, che è tra l'altro la stessa normativa che ha fatto l'Unione Europea, dice di stare un po' attenti, perché il sistema come è stato, diciamo, proposto non si limiterebbe ai soli casi gravi, ma si potrebbero estendere facilmente anche a crimini molto lievi e quindi questo ha il potenziale di danneggiare la privacy del comune cittadino, diritto che comunque deve essere garantito in questa proposta. Comunque il portavoce di questa proposta assicura che il sistema di riconoscimento facciale verrà comunque utilizzato solamente su sospettati e criminali e non sul comune cittadino. Sarà così. D'altro canto, Ella Jakubowska, spero di averlo pronunciato bene, della European Digital Rights, che è una ONG che si occupa di vigilare sulla materia di privacy, dice che comunque utilizzi di questa tecnologia potrebbe comunque danneggiare il privato cittadino. Lei fa questo esempio: immagina che io in passato sia stata in una protesta e adesso, poiché sono diventato un personaggio scomodo per qualcuno, tipo un oppositore politico, magari posso utilizzare questa tecnologia per trovare foto di anni fa in cui magari avevo
degli ideali diversi, o comunque mi trovavo a passare in una situazione che non mi riguardava, perché queste tecnologie comunque andrebbero a cercare immagini anche del passato. Diciamo, è un po' come io passeggio per la mia città e qualcuno fa una foto che casualmente accanto a me c'è un mafioso, e allora qualcuno potrebbe dire: ah, ma tu stavi con un mafioso? E io direi: no, io stavo là, quello era là, è un caso fortuito della vita. E infatti ella continua dicendo che questo sistema deve garantire lo scambio di informazioni sulla mente di criminali, evitando di intaccare la privacy del comune cittadino. La proposta andrà avanti e quando ci saranno degli aggiornamenti ve lo farò sapere. Come altra notizia, che proviene sempre dall'Unione Europea, parliamo del Digital Market Act. È una proposta di legge che si propone di favorire il mercato digitale all'interno dell'Unione. Diciamo cos'è la proposta e poi cerchiamo di contestualizzarla. Lo scopo di questa proposta è quella di favorire le piccole e anche medie imprese all'interno del blocco dell'Unione Europea che operano nel mercato digitale. Favorire in che senso? Poiché ci sono grandi colossi, Facebook, Netflix, Google, Amazon, che hanno una posizione preponderante nel mercato, le piccole imprese che vogliono emergere in settori simili si trovano in grande svantaggio, perché l'Unione Europea dice che le grandi aziende che ho appena citato una volta erano piccole imprese e quindi loro ai loro tempi portavano innovazione, e quindi loro dicono anche le piccole imprese nell'Unione Europea che operano nel mercato digitale devono essere agevolate per diventare anche delle grandi imprese in futuro. E questa è una parte del motivo. L'altra parte del motivo è che la maggioranza delle aziende e anche delle istituzioni dell'Unione Europea utilizzano servizi offerti da queste grandi aziende. Basti pensare che penso alla quasi totalità dei computer delle istituzioni dell'Unione Europea utilizzi Windows. E quindi il Digital Market Act agisce su quelli che vengono definiti i gatekeeper. Ora andiamo a vedere cosa sono questi gatekeeper. Sono definite come quelle aziende che hanno una posizione dominante nel mercato digitale. Però come si fa a definire queste aziende dal punto di vista, diciamo, legislativo? Ci sono dei parametri sia quantitativi che qualitativi per definire un'azienda un gatekeeper, che adesso ve vado a leggere. Dunque, devono offrire servizi fondamentali e queste aziende devono avere un guadagno netto di 6.5 miliardi di euro. Sono soldi! Negli ultimi 3 anni. Oppure devono avere una capitalizzazione di mercato media di 65 miliardi di euro. Cioè significa il valore delle loro azioni. Inoltre, per essere un gatekeeper, i servizi offerti da queste aziende devono essere utilizzati da almeno 45 milioni di utenti attivi ogni mese e da 10.000 aziende. Inoltre, l'azienda deve godere di una radicata presenza nel mercato e comunque nell'immediato futuro si possa ritenere che quell'azienda continui ad avere quella posizione preponderante nel mercato. Questo, diciamo, è un dato un po' più qualitativo. Quindi se un'azienda rispecchia questi parametri è considerato sotto questa norma un gatekeeper. Secondo la proposta ci sono delle cose che i gatekeeper devono fare e ci sono delle altre cose che i gatekeeper non potranno più fare. Una delle cose che devono garantire è che i loro prodotti devono essere interoperabili con prodotti di terze parti. Quello che ho letto è il caso di WhatsApp, perché diciamo queste aziende devono permettere alle piccole aziende di interfacciarsi con i loro prodotti e quindi magari di creare dei programmi che nella fattispecie di WhatsApp possono inviare e ricevere messaggi dai loro, diciamo, nuove applicazioni attraverso la piattaforma di WhatsApp. E ovviamente Meta, l'azienda che ha WhatsApp adesso, non è molto contenta di questa cosa, perché comunque ci potrebbero essere problemi di sicurezza. Immaginate che c'è un'app di terze parti che riesce a mandare e ricevere messaggi dal mio WhatsApp. Inoltre il gatekeeper deve permettere agli utenti commerciali di accedere ai dati che hanno su di loro. Con la normativa GDPR l'utente è il padrone dei propri dati, infatti noi possiamo mandare un'email a un'azienda per dire: per favore devi cancellare tutti i miei dati, perché è sancita dalla nuova norma. Tuttavia questa norma non parla di attività commerciale, parla del cittadino privato. Quindi il Digital Market Act, diciamo, estende alcuni dei privilegi portati dalla GDPR per le aziende. Quindi se tu sei un'azienda e hai un account commerciale, per esempio su Google, tu adesso avrai diritto a ottenere le informazioni che Google ha raccolto sulla tua azienda. Un'altra cosa che i gatekeeper devono garantire, questa è la cosa che potrebbe far sbarrellare Apple, è quella di garantire sempre agli utenti commerciali di pubblicizzare i loro prodotti all'interno delle piattaforme dei gatekeeper, ma comunque deve garantire la conclusione di contratti
al di fuori delle piattaforme. Non so se voi sapete la storia di Fortnite. Fortnite non è più presente nell'App Store perché credo l'anno scorso, due anni fa, non ricordo esattamente quando, gli sviluppatori di Fortnite avevano messo una sorta di shop al di fuori del circuito di App Store. E Apple l'ha bandita, proprio le ha cancellate. E se quindi se Digital Market Act diventa una normativa europea, Apple si deve adeguare. Quindi gli utenti commerciali avranno il diritto di concludere contratti commerciali al di fuori delle piattaforme dei gatekeeper. Ora passiamo alle cose che i gatekeeper non potranno più fare. Non potranno trattare i loro prodotti in maniera preferenziale rispetto ai prodotti di terze parti. Non potranno più prevenire i consumatori a connettersi con le aziende al di fuori delle loro piattaforme. Questo si aggancia a quello che vi ho detto prima, che gli utenti commerciali adesso potranno concludere contratti al di fuori delle piattaforme affette dai gatekeeper. E un'altra cosa che i gatekeeper non potranno più fare è quello di prevenire l'utente a disinstallare le app preinstallate in un dispositivo. Ovviamente questa proposta è stata accolta dalle aziende che vengono definite gatekeeper non in maniera favorevole. Vi ho già detto l'esempio di WhatsApp che potrebbe avere problemi di sicurezza, ma per esempio c'è anche il caso di Apple. I punti della proposta dovrebbero, diciamo, garantire agli utenti di installare programmi non presenti sull'App Store ma su store di terza parte su dispositivi iPhone o iPad. Questa cosa è già disponibile su Android, ma questa cosa non è possibile farla sui dispositivi Apple e questa cosa potrebbe portare problemi di sicurezza. Io ho sempre installato roba dai store ufficiali per stare sempre più tranquillo. Una volta che questa legge entrerà in vigore, i gatekeeper avranno 6 mesi per mettersi in regola. Dopodiché, alla prima infrazione, riceveranno una multa pari al 10% del fatturato netto mondiale e si arriva fino al 20% nel caso di recidività. È una stangata allucinante. Andremo a vedere come andrà. Adesso passiamo con l'ultima notizia che riguarda, come dicevo poco fa, sempre l'Unione Europea, che riguarda la vicissitudine della standardizzazione dei caricatori per dispositivi elettronici. Prima di passare alle ultime vicissitudini dobbiamo fare un passo indietro, nella fattispecie nel 2009, quando diverse aziende produttrici di dispositivi elettronici si sono riunite sotto richieste dell'Unione Europea per scrivere un memorandum per quanto riguarda quello di standardizzare l'attacco per caricare per esempio i vostri cellulari. All'epoca quel memorandum parlava di utilizzare l'USB 2 micro B, questo tipo di cavetto. Tuttavia quella proposta, che non è legge, era semplicemente un accordo fra aziende, non proibiva alle aziende di utilizzare eventualmente cavetti con attacchi proprietari. Infatti Apple continua a utilizzare l'attacco Lightning per i propri prodotti. E infatti si ebbero ben presto i benefici di questa prima proposta, che andammo da una trentina di tipologie di cavetti a solo 3. Adesso l'Unione Europea ha preparato una proposta che sarà votata in assemblea il mese prossimo. E questa proposta dice che i dispositivi elettronici comunque venduti nell'Unione Europea devono avere un solo attacco, nella fattispecie l'USB-C, che è questo qua. Io amo l'USB-C. Ma andiamo a vedere quali sono, diciamo, i dettagli di questa proposta e quali potrebbero essere i problemi. Il motivo di questa proposta è molto semplice. Si vedono una quantità allucinante di emissioni di gas sera. Si hanno anche dei risparmi per i consumatori, che non devono sempre andarsi a comprare un cavetto diverso perché avranno sempre lo stesso cavetto. Infatti si stimano un risparmio di circa 180 kg di CO2 emesse nell'atmosfera e un risparmio per i consumatori di circa 250 milioni di euro. Poiché i caricatori avranno un'interfaccia standardizzata, ripeto, USB-C, non ci sarà più quella necessità di metterlo all'interno dello scatolo, perché il consumatore potrebbe già averlo o comunque, se non ce l'ha, ricomprarselo. Se questa proposta venisse approvata dall'assemblea, i produttori che non utilizzano USB-C avranno un tempo di transizione per riprogettare e adattare i loro prodotti. Perché non è solamente un problema del cavetto, ma ci sono anche altre cose da tenere in considerazione. Per esempio, se il dispositivo da ricaricare richiede più di 15 watt o 3 ampere, deve garantire la power delivery, che è quella tecnologia che permette di, appunto, alimentare grossi dispositivi, come per esempio un portatile. Infatti, per esempio, il mio Mac ha come attacco per la batteria semplicemente un cavo USB-C, quindi già il mio Mac è a norma. Questa notizia è stata riportata da Digital Day e loro hanno dei dubbi e anch'io ho i miei dubbi. Ora vi dico quali sono i loro dubbi e quali sono i miei. I loro dubbi sarebbero: ma il problema è proprio il cavetto o il caricabatterie? Perché la proposta si focalizza sul cavetto e non sul caricatore? E poi perché il power delivery deve essere garantito solamente sui dispositivi da 15 watt in poi o 3 ampere? Perché non farlo su tutti?
E già questo è effettivamente un ottimo punto. È vero che quello che si potrebbe dire, diversi dispositivi hanno bisogno di diversi caricabatterie, perché il mio Mac ha bisogno di un caricabatterie, se non ricordo male, di almeno 60 watt per essere caricato. Il mio dubbio è il seguente: quando ci fu, diciamo, il meeting tra le aziende, all'epoca si parlò, come dicevo poco fa, di USB 2.0 micro B. Adesso si parla di USB-C, perché all'epoca non c'era USB-C. E quindi, se tra 10 anni uscirà un nuovo standard, magari più piccolino, magari più gradevole, cosa potrebbe accadere? L'Unione Europea e direi ai produttori di utilizzare quel nuovo cavetto, spingendo quindi a tutti i consumatori di buttare i vecchi cavetti e comprarli degli altri? E quindi dov'è il risparmio dal punto di vista ambientale? E anche dove sarebbe in quel caso da risparmio dal punto di vista economico per i consumatori? L'idea che tra qualche anno esca un nuovo standard non è un'idea da folle. Basta vedere la storia di USB e come si è evoluta negli anni. Perfetto pinguini, per oggi abbiamo concluso e prima di concludere, se questo video vi è piaciuto, vi vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sugli altri contenuti che porterò su questo canale. E ci vediamo col prossimo video, ciao!